Ragazzi inchiodati alle tecnologie, lo sport può aiutare ad evitare i rischi? E come? Sono questi i principali quesiti che affliggono oggi genitori, educatori, docenti alle prese ogni giorno con una generazione inghiottita dal mondo virtuale e avviluppata dal vortice dei social cui spesso si ritrova totalmente assuefatta. A provare a rispondere all'interrogativo una vera e propria task force di esperti che nell'ambito dell'incontro dal tema ragazzi tra tecnologia e sport, svoltosi presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupudi a Bisceglie, hanno provato a fare sintesi, ma soprattutto a unire le forze per un progetto che utilizzi la tecnologia per veicolare l'importanza dello sport e in questo caso del ciclismo, quale palestra del benessere. A parlare con genitori, educatori, docenti e dirigenti sportivi del territorio, la pedagogista clinica, dirigente scolastica e fondatrice della scuola parentale Oltre Scuola, Rosalba Bratta, la psicologa e psicoterapeuta Rosalia Gentile, unitamente a Sabino Piccolo, dottore in scienze motorie e direttore sportivo della Polisportiva Cavallaro, e l'istruttore di ciclismo Ivano Antonacci, direttore generale di Un Dente in Più. Allora, i messaggi sono, speriamo di coinvolgere intanto più persone possibili e anche di comunicare loro la gravità di questa situazione per i ragazzi. Si stanno generando delle nuove dipendenze che sono appunto quelle delle tecnologie che non fanno vedere ai ragazzi altro che questo. Quindi lo sport, attraverso lo sport forse riusciremo a dare loro un'altra finestra sul mondo per approcciarsi alla vita e non soltanto quella delle tecnologie. Un incontro organizzato in stretta sinergia dalla locale polisportiva Gaetano Cavallaro e dalla SD Un Dente in Più di Castellana Grotte, due tra le realtà capofila del movimento ciclistico giovanile pugliese con il patrocinio del comune di Bisceglie. Beh, diciamo che come abbiamo appunto detto, l'obiettivo è quello che dobbiamo, dico dobbiamo, sia come istruttori sia come genitori, far crescere delle passioni e degli interessi a questi ragazzi. Se crescono delle passioni, ovviamente dedicheranno più tempo alla passione e meno tempo a stare sul loro tablet e sul loro telefonino. Conosci il tuo nemico e saprai come sconfiggerlo, è così che quella tecnologia così invadente e prepotente può trasformarsi in valido alleato per promuovere la socializzazione nel segno dello sport. Nasce l'interesse a far sì che i ragazzi possano vivere quelle esperienze positive della condivisione, della socializzazione, quella reale e non solo virtuale, così come le abbiamo vissute noi nei tempi nel quale la tecnologia esisteva, ma sicuramente era meno prepotente rispetto ad oggi. Secondo me bisogna tornare a rendere divertente, nel vero senso della parola, lo sport.